annientati, perseguitati, cacciati, uccisi. Storia di donne, di uomini, di bambini. Storia di italiani che dovettero abbandonare la casa dei padri, i loro passi sotto i cieli dell'infanzia, su una terra diventata improvvisamente gelida, straniera, nemica. Una terra che inghiottì migliaia di vite innocenti, gettate in buchi profondi, chiamati foibe. Storia di una tragedia di popolo, della follia della pulizia etnica degli slavi comunisti di Tito. Il dramma degli istriani, dei fiumani e dei dalmati riecheggia ancora. Oggi, nel giorno del ricordo di quella storia di dolore, restano immagini sbiadite, ma la memoria è limpida, accesa, vivida. A Vicenza, nel cimitero maggiore, davanti alla lapide in onore delle vittime delle foibe, viene deposta una corona d'alloro. Poi una preghiera dalla terra, dal cuore, viene inviata su, in cielo. Beati coloro che piangono, perché saranno consolati. Ma anche quelli che hanno fame e sete di giustizia. Abbiamo rinunciato a tutto per amore della patria e dell'Italia. Io ho 86 anni, ho visto cose terribili, mister. Cose terribili. Chiediamo almeno una pietà per quanto riguarda la possibilità di segnare e individuare le foibe della terra di Istria, di Fiume, di Dalmazia, e di poter, una volta messo croci su quei luoghi di morte, di poter portare fiori su quei poveri resti che giacciono in fondo alle cavità carciche. Ma il giorno del ricordo non è solo rivolto al passato. C'è un futuro da costruire e i martiri delle foibe si possono celebrare anche con azioni concrete. I loro eredi, eredi di quella terra sporcata da sangue innocente, cercarono riparo in Italia e Vicenza li accolse nel villaggio Giuliano Dalmata, che oggi può tornare a risplendere grazie ai fondi del PNRR. Il progetto di riqualificazione è stato già ammesso, ma non ha ancora ricevuto copertura dal governo. Vicenza accolse tantissimi profughi, diede loro un futuro e soprattutto un villaggio, il villaggio Giuliano Dalmata, che oggi necessita di un'importante riqualificazione urbana, sulla quale abbiamo chiesto allo Stato un finanziamento per il quale è stato ammesso ma non è ancora stato finanziato. Come per la rigenerazione urbana, combatteremo affinché potremo avere la possibilità di avere copertura economica per ridare dignità a un luogo che rappresenta anche la storia della nostra città in un momento drammatico che oggi ricordiamo appunto con il 10 febbraio.